Salve, in questo video parlo dell'eterno ritorno di Nietzsche e mostro, riprendendo la prospettiva di Emanuele Severino, che la posizione di Nietzsche sia la più coerente all'interno del nichilismo e che anzi sia la conclusione nichilista per eccellenza. Perché Nietzsche sostiene l'eterno ritorno? Perché vuole affermare la libertà della volontà. E ha pensato che la libertà non può esserci se sussiste una struttura immutabile e eterna, la quale la vincolerebbe. Allora, affinché si possa avere una volontà libera di creare, di produrre, di modificare le cose, è necessario che il divenire sia reale, assoluto. Ma se vi fosse una struttura immutabile, il divenire sarebbe una sorta di illusione, perché tutto già esisterebbe da sempre, o quantomeno tutto sarebbe predeterminato e vincolato da una struttura immutabile. Secondo la prospettiva dell'eterno ritorno, l'universo sarebbe finito, ma comunque composto da una quantità enorme, immensa di elementi, di strutture, quindi di energia, ma tutto questo sistema esisterebbe in un tempo infinito e quindi in un tempo infinito tutte le possibili combinazioni della materia e quindi tutti gli eventi si ripeterebbero all'infinito, un numero infinito di volte. La volontà stessa, secondo Nietzsche, che è intesa come trascendente anche l'individuo, quindi che oltrepassa anche il singolo individuo e che coincide con una sorta di anima cosmica, è una volontà che ha desiderato tutto quello che è accaduto e lo desidera per sempre. Non è vincolata dall'aver scelto diversamente, perché non ha, diciamo che ha voluto da sempre e sempre vorrà quello che va a produrre, quello che va a manifestare. Se invece la volontà potesse scegliere diversamente, quella scelta diversa sarebbe qualcosa che non potrebbe più modificare. Sarebbe stata una scelta vincolante che non, su cui non avrebbe più potere. Quindi l'unico modo paradossale, ma comunque coerente all'interno di quella struttura di pensiero è di sostenere che la volontà abbia voluto anche quello che è accaduto in passato, nei cicli passati. Ovviamente, il passato stesso sarebbe infinito, eterno. E già questo pone una contraddizione che lo stesso Severino ha rilevato, ovvero che se l'universo fosse un in divenire da un tempo infinito, non saremmo mai potuti arrivare al momento attuale. Perché per arrivare al momento attuale sarebbe dovuta trascorrere un'infinità di altri momenti che non avrebbero permesso di arrivare al momento presente. Però il momento presente c'è. E questo è solo uno dei motivi per cui risulta paradossale e contraddittoria questa struttura. Ma andiamo avanti. Ora, la contraddizione più l'autocontraddizione, l'autoconfutazione di questa struttura rilevata da Severino è che l'eterno ritorno, pur non volendo essere l'affermazione di una struttura immutabile, lo è, perché l'eterno ritorno sancisce proprio l'immutabilità dei cicli che si ripeteranno sempre allo stesso modo. E questo ciclo infinito, uguale, costante di eventi, è proprio una struttura immutabile. Quello che si voleva negare viene proprio affermato nel modo più radicale possibile nell'Eterno Ritorno. Ricordiamo anche che la negazione dell'Eterno e dell'immutabile è stata una scelta, una conseguenza del voler affermare la libertà. Nietzsche, come tutti gli esponenti del nichilismo, ha pensato che la libertà non potesse esserci se vi fosse stata una struttura immutabile. Per quello è arrivato poi a sostenere quel tipo di struttura. Si può anche notare all'interno della dottrina dell'eterno ritorno
Il fatto che essa sia perfettamente coerente con l'idea nichilista di fondo, ovvero che la realtà non abbia significato intrinseco, non abbia un senso, una direzione. E quale movimento può meglio rappresentare l'idea dell'insensatezza se non quello ciclico che si ripete incessantemente all'infinito senza andare da nessuna parte? Una ripetizione vuota, passiva, immutabile di cose che non vanno da nessuna parte, che si ripetono all'infinito. Il massimo dell'insensatezza. Il contrario di quello che invece viene mostrato dalla necessità implicata dalla struttura originaria. Lì Severino mostra la necessità che invece la realtà sia indirizzata verso il risolvimento, il superamento della cosiddetta contraddizione C. E che vi sia quindi un piano superiore che è quello dell'apparire infinito, dove tutta la realtà esista da sempre. In realtà l'apparire infinito viene trattato in altre opere, così come la necessità così come il fatto che l'apparire finito sarebbe il manifestarsi processuale del piano infinito, cioè di ciò che già esiste da sempre e per sempre. Ecco, secondo le tesi di Severino, invece, la realtà è direzionata verso la gioia infinita. In realtà, nella prospettiva dell'apparire infinito, è già da sempre destinata e direzionata, ovvero già sussiste da sempre e per sempre. Ma all'interno della prospettiva finita, la realtà del cerchio finito del destino tende verso la gioia infinita. Tende verso il progressivo risolvimento della contraddizione C, cioè di tutti i limiti e le contraddizioni relative che hanno caratterizzato l'esperienza dell'apparire finito. Va bene, mi fermo qui. Questo video si colloca bene con quel che ho detto anche ieri. Avevo citato anche Nietzsche, ma poi non avevo parlato dell'eterno ritorno. E magari potrei fare nei prossimi video. Potrei spiegare più nello specifico gli errori delle varie prospettive filosofiche contrarie alle tesi di Severino.